Fratelli Nerazzurri, amici di Facebook, YouTube e Instagram, buonasera a tutti ragazzi, bentornati nelle live reaction. Inter Sassuolo, mancano 5 minuti. Come avevo previsto, come avevo sperato nel video il giorno del football, lo Spezia ha fatto un bel regalo, proprio però come 2 anni fa, ha perso 2-0 il Milan, e ci fu il sorpasso dell'Inter per vincere il campionato. L'ho battuto 2-0, non ho visto un Ghezzo perché io non li vedo mai, se non li porto bene, infatti Milano ha perso. Che ansia per tutto, per questo periodo, insomma, per quello che stiamo vivendo. Poi ogni partita, vedi, diventa sempre di più una finale, assolutamente da vincere, sarebbe fondamentale stasera. Andanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi, Turbo Bellanova a destra, c'è Di Martino a sinistra. Si pensava all'inizio, e sto bene stasera per fare live reaction. Maglia Inter presente anche oggi come Federico Di Marco, due dei tre reduci dal derby, il terzo è Acerbi. Occhio però a Sassuolo, perché poi qui a San Siro fatti i cazzi tuoi, bravo, della sua svolta stagionale, fatti i cazzi tuoi. In generale viene a 4 vittorie consecutive a San Siro, in generale ti devi fare i cazzi tuoi, e poi è iniziata la partita, forza ragazzi, girando il pallone su Rogeri a sinistra, come siamo gialli. Prima palla profonda per l'Oriente, Maxim Lopez, la presenta il primo amore, te l'ho promesso da bambino, per sempre ti starò vicino. C'è un poco verticale, testa alta, comunque andiamo. Però Gagliardini, no? Dei centrocampisti, quello che si alza quasi in linea degli attaccanti, esce lui forte su tre soldi, quindi l'Inter difende con i 5 dietro, però è Gagliardini che chiama il pressing. Buona pilagione. Beh, se è Gagliardini che chiama il pressing, siamo in una botte di ferro. Matteo Servighe. Buon controllo, arriva la sovrapposizione di Rogerio. Oriente aspetta l'inserimento di Matteo Serrini, non c'è l'arco, allora si mette proprio. Uno che esce, uno, adesso va in porta con deviazione cancellando. Porca troia, non dovete farlo tirare sto merda. Ogni volta che riceve palla si ruan tre soldi insieme a noi. Forza Inter, vincerotta insieme a noi, decimo minuto, e Sassuolo è pericoloso, eh. Noi solo una volta con una bella azione del Tucu Caco è stato bloccato, però è Sassuolo calciolante. Cerca proprio Matteo Serrighe che prolunga. Catroia. All'altra parte Erlich, che mette basso, De Frel, cerca appoggi. Prova quello di Maxim Lopez, che ripropone un po' basso, pare che arriva all'Oriente dall'altra parte. Mette su Berardi, è tutto buono, e avanti l'ho detto, lo sto dicendo. Poi sto merda ci purga sempre, figurati sto merda se non ci purgano. Ma lo sto dicendo, il Sassuolo è più pericoloso, sono sempre lì dentro, non è fuori gioco perché per sbaglio. No? E vaffanculo, va, a me mi hanno annullato tanti gol così quest'anno, pure per la minchia dura di Lukaku. Allora, già abbiamo avuto uno spoiler con Luca Marelli, in effetti... annullato, va a fare in tuo culo, va annullato, va a fare in tuo culo Berardi, va a fare in tuo culo Berardi, va fuori gioco fischiato, la linea da mal di gola, bello bello, vedi là ora, bello dalla, bello bello, bro, tutti prima, che bello, metti in mezzo. Lungo, 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 lungo di Dimash a sinistra, 14:30, Tucu dentro l'area, il Tucu, tiro! Come però? No! Ma dai, era un'azione della Madonna col gol del Tucu, ma che cazzo mi fate urlare allora? E facci un gol! E forza Inter, facci un gol! E forza Inter, faccio un gol. E forza Inter, faccio un gol. E faccio un gol. E forza Inter, faccio un gol. Sedicesimo, dai, dai. Dai, dai, che c'è stato lo squillo di tromba. Con tanti uomini lì davanti il Sassuolo. Berardi. Cambia, ma
da solo dentro l'area. Cazzo, ma porca trova l'invenzione, se era sull'uomo da solo, chi cazzo era questo qua? Figurati, ma cazzo, ma vaffanculo. L'inserimento è stato ottimo con la rentella che stava largo. Dai, Dimash, 36esimo, Dimash, mette in mezzo, e Tucu, mamma che bello, questo era bello, del Tucu, la voleva mettere sotto l'incrocio dall'altra parte, ma che bella azione, Brozovic, Miki Miki, cross di Dimash, perfetto. Cerca proprio di metterla lì, cazzo. Che bello, dai. Minchia, era ora, un'azione decente, dai. Vantaggio Tucu. Aiuta un po' con il fallo, vai Dimash, lancia bello per Rom la controlla, Rom si libera, tiro cazzo, dai Rom, dai, bravo Dimash. Dai. Ha perso un po' il tempo, poi l'ha ritrovato. Bello sto tiro di Romo. Vedi sotto le gambe qua di Erlich. E guarda avanti, c'è il corridoio su Maxime Lopez. Corre accanto ai frattesi. Maxime Lopez dentro diretto da Berardi. Super controllo a seguire, poi la sterzata. Berardi offre a frattesi. Antanovic. Bravo, Anda. Fanculo, va. Grandissima chance del Sassuolo. Porca troia, come erano ripartiti questi. Oh. Passaggio fatto fuori, tre centrocampisti. Ma che roba. Tacci loro. D'Ambrosio, palla su Rom. Rom si gira, Rom, tiro! Gol! All'incrocio! Si gira e spacca la porta! Rom! Che gol! Gol! Spacca la porta all'incrocio! Cazzo, riesce a girarsi una volta, boom, la devasta, minchia che gol, vai Rom, auguri Rom, auguri per il tuo compleanno, regalone questo gol, che golasso, bravo Rom, tra l'altro ce l'ho al fantacalcio, il DEC è in finale, dai Rom, fammi altri due, ti prego. Di tenersi l'uomo sempre dietro, mamma che gol, 42esimo, 1-0, vai così, dopo mezz'ora cazzo solo Sassuolo, gli ultimi 10 minuti l'Inter, a parte loro un'azione, perché sono pericolosi questi qua, questi ogni volta che vanno avanti sono pericolosi, però noi gli ultimi 10 minuti abbiamo creato, e per la gente, che è tutto lo stadio che canta, ma soltanto te fallo sul tubo, come non è fallo? Che faccio per te, internazionale devi vincere, e per la gente che tocca il pallone, dribbla così, il cazzo Frattesi, Frattesi c'è la forza, non detto io, questi qua no, questi qua ogni azione sono pericolosi, c'è un botta e risposta adesso, vai Rom, bravo Rom, vai Rom, la tiene dentro l'area, Rom, tiro! Mamma Rom, dai, continua così Rom, dai. Così ti voglio, così combattivo Rom, dai. Mano, la presa di mano quello del Sassuolo. Grande Anda, ma c'era fallo di mano. Vabbè, affanculo, lo fai tirare pure. Grande Anda, ma che cazzo, si era visto da dai che era mano. Devi fermare subito il gioco. Cucchionia, ho mangiato una pizza al volo. 50esimo, si è mangiato il gol Lautaro, l'ho visto giù. Mentre mangiavo, 50esimo, c'è la Lula in campo e Lautaro è andato vicinissimo sul 2-0, porca puttana. Rom, punta. Palla per Turbo, salta Roma, molto bene, Turbo, mette in mezzo, la palla si è giocando, palla di Bertiro. Ma cazzo che bello. Bravi Rom e Bellanova, bravi.
Era bello il tiro al volo di Dimash. Metti in mezzo Dimash, lungo, troppo lungo. Oh, si libera, Bellanova, avanza. Metti in mezzo! Gol! Iniziativa di Turbo! Tiro cross deviato, autogol, vaffanculo! Viva Turbo! È arrivato Turbo Stefanino, si è segnato Turbo Bellanova! E andiamo, 2-0! Ottimo, bravo Turbo! Se n'era già andato due volte, bravo! E qui... Rom si gira, molto bene, Rom, palla per... Che cazzo, l'1-2 col Toro, che bello, bravo Rom! Chi non sa te rosso o nero, Chi non sa te rosso o nero, Dai raga, dai! Niki, Lauti, che culo, Lauti, daglielo a Lauti, ti prego, questo gol, daglielo a Lauti, avevo chiesto adesso il 3-0 di Lauti, avevo chiesto, raga, no, ma questo non è autogol, l'altro è autogol, questo era un tiro verso la porta, quell'altro no, hai capito? Vai Lauti! Nel secondo tempo, negli ultimi 5 minuti del primo, insomma un pericolo costante, quindi maggiore attenzione da parte della difesa. Berardi prova lui a giocare col sinistro, guarda che passa! E c'è il gol di Matteo Serrighe, tutto buono. Cazzo di gol, segna ancora San Siro. Matteo Serrighe va segnando contro il Milan, segna anche contro l'Inter. C'è un po' come la fotocopia dell'azione del primo tempo, no? Berardi ha questa qualità di mettere questa palla con i giri contrari sul stesso inserimento qua. Cioè, Matteo Serrighe, vedi, quasi da fermo gli mette questa palla qua d'Ambrosio, è costretto a fare questa palla di qualità. Guarda Slani, ce l'hai, Turbo? Bello, bello, tutto di prima, che bello, tutto di prima, Lauti si appoggia ancora, Chris, lungo, per Gosses, tiro, cazzo, Aslani, che piedi, questo mi fa giocare Gagliardini, e io non devo vedere, sono mesi che chiamo porca puttana Slani e Turbo Bellanova e questo non me li fa mai vedere. Cross di Rogerio verso Pignamonti, oh, che arriva Frattesi, se l'è vista arrivare ed era solissimo. Detto in questi cagano di cazzo. Sì, qua forse non se l'aspettava. Non ha fallo sul gol. Altro recupero di Sassuolo, Matteo Serrighe. Maxi Lopez. Frattesi 1-2, Maxi Lopez, palla dentro, Bairami non tira, serve Rogerio. Pinamonti sul sinistro. Sibila vicino al palo, il tiro di Pinamonti. Torzvet. Bairami lascia Rogerio. Il cross di Rogerio Frattesi! Cioè, ma dai! Ma dai, dai, da 3-0 tra 2, ma ragazzi! Ma ragazzi, stanno giocando solo loro! Continuano ad arrivare dentro l'area di rigore, ma vi volete svegliare da 3-0 tra 2, oh! Cioè, mette una palla bellissima, vedi Aslani qua, se lo perde, gli fa un grandissimo movimento perché prima gli attacca dietro, poi gli passa davanti. Grande gol questo del Sassuolo. Allora, questo tipo di inserimenti in questa partita li abbiamo visti tantissime volte per il Sassuolo. A volte hanno funzionato come queste altre due volte, ma sono sempre stati... Ma cos'è preso? Vai. Gagliardini, prolunga di testa, Zortea. Nostro. Poi no. Gagliardini, Bastoni. Sta diventando male. Gagliardini.
incredibile, proprio il pressing del Sassuolo, l'intensità che stanno così mettendo ancora così, bravo, 1-2, che bello, dai 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 che siamo in 4. Oh, Rom dentro l'area, Rom tiro, gol, 4-2, vaffanculo Sassuolo di merda, sempre con noi deve rompere i coglioni. Col Milan l'anno scorso 3 gol in 20 minuti sono fatti fare, ste merde, dai cazzo. Vai Elio le storiettese, vai Elione, doppietta di Rom, e andiamo Rom, che mi devi far vincere la coppa, cazzo. E andiamo Romelu. Berardi pronto a battere il suo calcio piazzato. Ecco la battuta di Berardi. Ciuccia Berardi, dai. Dai Berardi, prendi la 1 e vattene a fanculo a casa, dai. Prendi l'autostrada la 1 e tornatene a fanculo a casa, dai. Molto difficile da quella posizione, dai. Molto angolata. State proprio sui coglioni con questa sua. Con noi danno sempre sempre l'anima con noi, con gli altri ogni tanto si prostrano, andate a fanculo, 4 pere a casa, dai che fischia. E andiamo, 3 puntazzi fondamentali, siamo lì al secondo posto, tac, riagguantati, siamo al secondo posto, il Milan a meno 5, la Lazio sotto, l'Atalanta a meno 8, avanti così, e adesso testa all'Euroderby, alle prossime live reaction ragazzi, che saranno quelle di martedì dell'Euroderby. Grandi ragazzi, sofferenza contro un Sassuolo cagacazzi che con noi diventa sempre Real Madrid. Ste merde si impegnano sempre alla morte, con altri no. 4 pere a caldo. Ciao.